Eccomi qua, ciao a tutti. Allora, perché sono ciao a tutti? Buongiorno popolo. Allora, questo lo dovevo fare per concludere un po' la triade, la trilogia. Parliamo di affilatura anche oggi. Oggi l'ultima parte, abbiamo visto una pietra da impostazione, quindi siamo entrati nella zona arato. Poi siamo andati con un'altra pietra nella zona Nagato, quindi abbiamo fatto l'impostazione, abbiamo fatto l'affilatura, diciamo, propriamente detta. Adesso, oggi la conclusione, la terza categoria, il terzo step, è entrare nella zona Shiage, che è la zona della rifinitura, la zona della lucidatura, la zona in cui il filo finalmente prende la giusta taglientezza e prende il carattere soprattutto. Quindi parliamo questa volta di pietre d'affilatura. Sarebbe stato troppo facile parlare, portate ad esempio le strablasonate Nakayama, le altre tanto conosciute Ozuko, Okudo. Bene, venite incontro voi, ormai siete più esperti di me in pietre giapponesi. Io invece voglio portare come terza pietra, a titolo d'esempio, ho deciso di lavorare questa volta con una Takashima. Aspettate, prendo. Fondamentale e importante, la pulisco bene. Allora, ve l'ho detto fino alla nausea, ma ve lo ripeto un'altra volta. Nel frattempo sto cercando a pressione con l'acqua dello spruzzino di dare una bella pulita. Io lo faccio per motivi. Intanto vi faccio vedere. Allora, eccola qui. Intanto ve la faccio vedere mentre la sistemo. Io lo faccio, stavo dicendo, per motivi di registrazione. Qui, quindi non ho acqua a portata di mano, mi aiuto con una vaschettina che mi sono portato, eccetera eccetera, ma lavorare con le pietre pulite è sempre un consiglio stravalido, a maggior ragione in questo caso, in questa fascia, in questa zona dell'affilatura. Adesso diventa veramente veramente molto importante. Aspettate che la pietra, allora, perché faccio tutto questo casinetto? Anzi, ve lo faccio vedere che faccio tutto questo casinetto. Perché ho preso questa pietra? Questa è una pietra sicuramente di buona qualità, ma non è una pietra eccelsa. È forse una delle tante pietre che ci siamo un po' comprati tutti quanti alla ricerca di una buona pietra da finitura, ma della pietra che non ci costasse il solito rene, per cui, come vi ho spiegato già in tanti altri video, cosa faccio? Vado a risparmiare su quelle che sono le caratteristiche che non incidono sulla qualità della pietra. Per cui la prima cosa che ho fatto, sono andato a risparmiare sulla forma. Anziché prendere una pietra bella squadrata, sono andato a cercarmi una coppa e più sembra una coscettina di prosciutto, più disordinata di questa come misura, come forma. Guardate anche sotto, proprio ce ne manca un pezzo, guarda, qua si vede benissimo, guarda, vedete, ce ne manca veramente una porzione, non ha un lato dritto, ma non è un problema, questo non è, ma non è scomodo affilare su pietre irregolari? Beh, certo, non è il massimo della goduria, ma insomma un minimo di impegno, un minimo di manualità, tutto è possibile, anche perché in questa fase non bisogna avere fretta. Questa è la fase della finitura. La fretta ce l'ho io, che il video lo voglio concludere, lo voglio fare corto, anche perché ormai i movimenti sono stra, abbiamo detto tutto, abbiamo detto delle pietre, la porosità, la velocità, la finezza, i movimenti sono sempre quelli. Adesso non è che in zona d'affilatura cambiamo chissà che cosa, magari andiamo solamente con la manina un po' più leggera. A proposito, mi sono scordato di dirvi, il rasoio è sempre lo stesso, è il solito col dollaro, eccolo qui,
fatemi vedere, vediamo, sperando se sì, ancora funziona il microscopio. C'è sempre quella che si inchioda da un momento all'altro. Quindi il gold dollar, se vi ricordate, andate a vedere l'ultimo video postato prima di questo, così l'avevamo lasciato, non l'ho più toccato questi giorni, per cui ecco la finitura, ecco il livello a cui eravamo arrivati usando la Tsushima, quindi è uscito dalla zona Nagato in queste condizioni qui, e lui, vediamo un po' se l'ha messa a fuoco, è migliorabile, no. Questo è quanto, noi adesso cominciamo a lavorare e facciamo la cosa più facile di questo punto. Quindi, qui c'è il solito gold dollar, lo appoggiamo avanti. L'ultima cosa che vi voglio dire, allora, di questa tipologia di pietre, ripeto, che sia una Takeshina, che sia una Shobu, il solito livello 4, 4 e mezzo che ha infestato il tutto il mercato, sicuramente qualche esemplare ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo tutti quanti in casa. Adesso dobbiamo decidere come procedere. Se vedete, io vi ho portato le due soluzioni, ho in mano due Nagura, un Atomo di Ozuko e una Megiro, una Sanoshino Nagura. Perché ve le ho portate tutte e due? Perché entrando nella zona della finitura abbiamo due modi di procedere. O siamo stati molto nella zona Nagato, per cui il filo non si presentava così come l'avete appena visto al microscopio, ma ve lo faccio rivedere perché adesso è importante in questo momento fare la scelta migliore per proseguire nell'affilatura. Concentriamoci sul filo e non sul bevel. Il bevel, ripeto, è una questione di estetica, le immagini al microscopio vanno interpretate. Vedete il filo di questo rasoio? Sicuramente un buon filo da media affilatura. Vedete, ancora si presenta con tante grezze, abbastanza grossolano, c'è da lavorarci sopra. Perché adesso è importante la scelta? Perché io di solito, arrivato a questo punto, mi faccio questo ragionamento. Il filo è buono, quindi ha bisogno solamente della lucidatura finale, quindi il filo è in migliori condizioni di quello lì, allora mi prendo una Nagura fine, morbida, vado a strofinare sulla mia pietra di base poco pochissimo, così gli do solamente quell'aiuto per fare le ultime passate e magari vado anche in diluizione, quindi ci lavoro un pochettino con la Nagura, poi mano a mano la vado a diluire. Il filo ha bisogno di ancora un po' di lavoro prima di arrivare alla lucidatura finale, come può essere per esempio in questo caso, ecco, così almeno di qua, così arriviamo tutto. Questo è un filo che ancora un po' di lavoro, dai, bisogna farlo. Allora che cosa faccio? Uso la pietra da finitura, ma la uso con la sua sospensione. Per essere sicuro che la sospensione sia tutta della pietra di finitura, ho solamente due sistemi. O usare un Atomo ricavata dalla pietra madre stessa, quindi qua potevo tagliargli in un angolino, addrizzare un po' una seghettina, tagliarmene un pezzettino per crearmi un Atomo, oppure usare un Atomo di un materiale sicuramente più duro. Lo Zuko è sicuramente più dura della Takeshima. In questo caso, ripeto, la mia scelta è stata questa: voglio lavorare con la Takeshima un pochettino prima a sospensione, voglio smussare per bene, voglio ancora limare quelle creste che si sono viste al microscopio, ancora quel filo lo vedo che ha lavoro davanti, non è un filo pronto per la lucidatina finale. Allora mi vado a creare
una sospensione, ma ripeto, la sospensione me la voglio creare solo e soltanto di Takashima, perché io voglio vedere, voglio imparare anche a ogni affilatura, insegna qualche cosa, io voglio imparare quali sono i limiti di questa pietra, per cui non voglio che venga aiutata da un tipo di materiale diverso, voglio andare a lavorare solo con la Takashima. Chiaramente stiamo parlando di una pietra di finitura, per cui vedete che anche il particolato che si è alzato non è particolarmente denso, non è grossolano, è molto fine, è trasparente, va sicuro che, ecco, da quello che riesco a vedere in, dal vivo, è molto più trasparente di quello che mi sto rendendo conto voi vedete dall'immagine al microscopio. Comunque, guardate, eccolo qui, lo riunisco così è più facile adesso da vedere, sembra tanto, ma in realtà tanto non è, la pietra sotto è scomodissima, non riesco a farla spianare, per cui mi aiuto un po' per tenerla in piano con una mano. Questo è lo svantaggio delle coppa. Le coppa, ve lo ripeterò fino alla nausea, le vere coppa non sono pietre di serie B a livello di qualità, sono pietre dalle forme irregolari, sono pietre che in lavorazione si sono staccate dalla pietra madre che si stava squadrando, e i frammenti più piccoli possono essere commercializzati direttamente come tomo, i frammenti più grandi possono essere commercializzati, anzi vengono commercializzati tranquillamente sotto forma di coppa. Quindi la coppa non è altro che una buona pietra, che era buona la pietra da cui è stata staccata, veramente di forma irregolare. Comprare una coppa rispetto al comprare una pietra ben liscia, lineare, con tutti e quattro i lati belli, dritti, smussati e preparati, ci comporta solamente un minimo di attenzione in più, ma non stiamo rinunciando alla qualità di base. Allora, innanzitutto guardate, con tutto l'utilizzo a sospensione, vedete la sospensione come al solito si sta caricando di materiale, la Takashima non è una pietra estremamente veloce, è sicuramente un'ottima pietra, ha sicuramente una buona finezza, quindi è una pietra che merita di entrare a pieno diritto nella zona Shiage, è una pietra da finitura, non è la pietra finitura che fa gridare al miracolo. Dice, ma allora perché ci stai affilando il rasoio? L'ho fatto apposta. Ragazzi, io mi sto accorgendo che molto molto spesso, tutte le sante volte che non si riesce ad arrivare, che qualcuno non riesce ad arrivare a un buon grado di finitura, immediatamente partono le critiche alla pietra, ma ho usato una pietra troppo morbida, ma non sono riuscito a filare bene perché la pietra è come che la pietra, ecco, era irregolare, non sono riuscito a fare i movimenti come dicevo io. No, io vi ho tirato fuori questa pietra proprio per dimostrarvi che su tutto si può affilare e tutto può essere migliorabile, quindi le pietre vanno capite, vanno ascoltate, vanno sentite le vibrazioni che lasciano, perché pensate che io in questo momento parlando ho cambiato tipo di movimento e sto facendo questa specie di seghettatura, perché mi sono accorto che da questo lato il filo è pulito, in questo lato il rasoio scorre meglio, questo lato, questa passata la sento più grossolana al passaggio,
Quindi non mi è servito di vedere al microscopio, l'ho sentito che il filo da un lato era più sporco dall'altro. Per cui passate tradizionali con mano leggera e controllo. Sento ancora qualche vibrazione che non dovrei sentire. Ok, mi vado a pulire questo benedettissimo filo. Dopodiché riprovo. Passo regolarmente. Mi sta dando la stessa vibrazione? Per quasi tutta la lama sì, c'è solo qualche cosa che mi dà fastidio qua vicino al tallone. Piccola strofinatina, facendo pressione sbilanciata sul tallone, se vedete la punta quasi non tocca, quindi una piccola correzione sul tallone. Ok, andiamo a risentire. Sembra che le cose stiano andando meglio. Allora, prima di andare avanti, visto che siamo in finitura, pezzettino, meno male che questo c'era, che mica ci avevo pensato a prendere. Adesso andiamo a vedere alle prime immagini che cosa ci sta dicendo. Ma vi ricordo le prime immagini, ma già le sensazioni, già abbiamo cominciato ad utilizzare gli strumenti che ci ha dato Madre Natura. Allora, vedete i risultati del ragionamento? Avevo deciso di non andare direttamente in finitura, pietra pulita, magari una curettina, tanto per velocizzare un pochettino tutta l'operazione, tanto per dargli una mano. No, quel filo ancora non mi piaceva, secondo me non era pronto per l'ultima passata, quella con la mano da ladro. Allora dico, voglio lavorare con questa pietra, voglio velocizzare la pietra, ma voglio che sia la Takashima. Fatemi prendere il sattro. Io voglio che sia la Takashima a lavorare, perché so che la Takashima è comunque un'ottima pietra da finitura. Non è così blasonata, ma tanto meglio. Non avendo il blasone, si paga solamente la reale qualità, non si paga il nome. E guardate adesso in che condizioni è questo filo, se vi ricordate com'era prima. Ve lo faccio vedere per il resto della lunghezza. Qui adesso c'è il tallone che tocca quasi la piastra del microscopio. Quindi ce ne andiamo avanti. Se vedete, non guardate il livello di satinatura, guardate il filo, ricordatevi quante microcreste c'erano prima e guardatelo adesso. E come al solito, tornate indietro poi con il video e controllate. Lo vedete lo sport? Lo vedete il ricciolino, la baletta? Aspettate, eh? Aspettate. Eccolo qua. Lo vedete proprio attaccato alla punta del mio dito indice. Lo vedete il ricciolino? Quello che si sentiva al rumore e si sentiva come vibrazione. Quindi sono riuscito a toglierlo dappertutto, ma guardate. No, di qua. Così. È tutto sul lato sinistro dello schermo. Aspettate, provo a portarmelo un po' più verso il centro. Però viene illuminato male. Vediamo se portandolo tutto. Eccolo. Eccolo lì. Guardatelo esattamente qui sotto. Vedete il filo leggermente ripiegato? Quindi anche in questo caso il microscopio non ha fatto altro che confermare una sensazione che comunque anche con i sensori di madre natura si riusciva a sentire. Io sentivo il lato del rasoio spianare bene e scorrere senza nessuna vibrazione strana. Sentivo l'altro lato che invece vibrava troppo, tremava,
c'era una vibrazioncina che secondo me non ci doveva essere. Ed eccola lì la prova del 9. Sono riuscito a toglierlo più o meno dappertutto, ma guardate che in un punto ancora qualche cosa è rimasto. Sono contento perché quando lo strumento ti dà la conferma di quello che ti aveva detto il polso, vuol dire che bello papà, che il polso ancora funziona. Ok, quindi adesso la cosa più semplice da fare, avendo individuato più o meno la zona dove c'è ancora quel po' di filo da sistemare, la cosa è semplicissima. Basta andare a dare una pulita concentrando la pressione in quel punto, niente di particolare, per cui so che più o meno è a questa altezza, chiaro, poi quello che si vedrà al microscopio è questo lato, quindi dovendo migliorare questo lato devo girare da solo, io far toccare il lato inclinato sulla pietra e andarmi a concentrare. Non mi basta un angolino di pietra, mi basta veramente poco per... e vado ad insistere fino a che non sento più quella brutta vibrazione. Quindi devo solamente fare in modo di togliere quel ricciolino dal filo. Ok? Andiamo a vedere un po'. Quanto basta poco, eh? Se uno riesce a prendere il punto, andiamo a vedere che cosa è successo. Per cui so che più o meno è dalla metà in poi, quindi me lo vado a scorrere. Sembra di non vedere più nulla. Perfetto. No, quello è solo sporco. Poi, come al solito, ragazzi, stiamo veramente restringendo i tempi al massimo. Voi calcolate sempre che questa non è la documentazione di una affilatura. Queste sono immagini, movimenti, piccole tecniche messe insieme apposta per cercare di portare avanti un minimo di discorsetto. Quindi chiaro che nell'affilatura vera ci si muove e ci si comporta leggermente diverso. Beh, a questo punto il filo è pronto. Adesso andiamo al lavoro di fino. Al lavoro di fino non mi servono più fanghiglie, non mi servono sospensioni, non devo togliere, cioè, oddio, devo migliorare ancora il livello di quelle piccole creste. Adesso faccio una cosa, stavolta ve la faccio vedere. Uso una diamantata di quelle non aggressive, di quelle sabbiate, eccolo qua, lato 1500, modo tecnico per tenerla pulita sulla panza. Gli do una leggera strofinatina per essere sicuro di togliere tutte le impurità e ravvivare un pochettino la pietra, ma guardate, non sto veramente neanche spingendo. So che l'utilizzo della diamantata, anche io l'ho detto diverse volte, non è sempre consigliabile, anzi, se proprio andiamo alle evidenze microscopiche di quelli che hanno studiato, la pietra non dovrebbe mai vedere la diamantata. Magari è meglio fare questo lavoro con una pietra a basso grit, ma sempre naturale col naturale. Io adesso, ripeto, per spicciarmi... è chiaro che un minuto di diamantata su 3-4 minuti di pietra naturale, no? Quindi strofinata e ripulita corrente, io ho usato lo spruzzino per avere una buona certezza che il piatto della pietra, il piatto di affilatura, il piano di affilatura della pietra sia
pulito, e adesso siamo proprio nella fase della vera finitura. Adesso non c'è più da correggere, cioè la vera finitura inizia quando non c'è filo da riaddrizzare, non c'è bevero da correggere, non ci sono più pressioni differenziate da fare. Vogliamo lucidare questo filo, lo vogliamo migliorare sia dal punto di vista della taglientezza che della dolcezza. Adesso c'è solamente da andare con la mano veramente leggera, ma molto leggera. La sto veramente accarezzando la pietra, come si accarezza la croppa di un gatto proprio, mano leggerissima. Così con le mezze passate, come sto facendo io in questo momento, oppure col solito movimento tradizionale. Siamo, vi ripeto, siamo su una coppa per cui qui il movimento ad X a uscire è quasi obbligatorio per essere sicuro che tutto il filo tocchi nello stesso modo uniformemente la pietra. Vedete? Quindi nulla, proprio nulla, nulla, nulla da inventarsi. Io personalmente in finitura preferisco non utilizzare più movimento a cerchietto, ma è una mia teoria. Io penso che se c'è, per esempio, un'imperfezione sulla pietra, se c'è un granello di sporco che ogni passaggio mi riga la lama, facendo movimenti sempre molto simili, facendo movimenti più ordinati, è più facile che io poi al microscopio riesca a vedere il difetto, riesca a vedere la rigatura. A seconda poi di dove la vedo, riesco a capire in quale punto della pietra è un problemino, e lì mi vado a correggere pure la pietra. Allora vado a prendere la natura, vado a prendere la sintetica, vado a prendere un'altra pietra di basso grit, insomma. Basso dritto per strofinarla sulla pietra, la finitura, perché le pietre della finitura devono essere sempre in perfette condizioni. Se un po' di sporco, zozzeria, insomma, se si può andare un po' alla garibaldina, ancora ai livelli bassi dell'affilatura, quando siamo in finitura, la pulizia della pietra deve essere massima. Più è dura la pietra, più questo è fondamentale. Vi ripeto, su una pietra molto dura, il granello di polvere che si posa si sente immediatamente al passaggio del filo. Oh, vi approfitto. Guardate, basta una sintetichina. Questa è della Nanina, lasciate perdere come al solito è sporca. Questa è un 800, misura da palmo. Questa per pulire le pietre va benissimo. Meno aggressiva perché chiaramente non ha, gli abrasivi non sono diamantati, per cui fa meno danni sulla pietra. Diciamo oggi per farvi vedere una cosa ben fatta, avrei dovuto farvi vedere la pulizia fatta con quella. Allora, come dice il proverbio, fate quello che dico e non fate quello che faccio, per cui vi ho detto una cosa giusta e vi ho fatto vedere una cosa sbagliata. Spero che comunque il discorso sia stato chiaro. Ok, ragazzi, io mi fermo anche perché suppongo che sia anche noioso vedere una persona che fa bring 30 volte avanti e indietro sulla pietra. Andiamo a vedere che cosa è successo a Rasoglietto. Questa è la classica situazione intermedia. Vedete il bevel diviso a metà quasi. La parte superiore, quella più vicina al filo, già si stava lucidando perché sto usando la pietra, come avete visto, completamente ad acqua. La parte inferiore ancora non aveva preso la lucidatura. Questo, per esempio,
così da interpretare, è il chiaro segno, il chiaro sintomo che il lavoro ancora non è finito. Questo è proprio il classico controllo intermedio che vi fa vedere: ok, la pietra sta lavorando, la pietra sta lucidando, ma ancora non ha dato quello che doveva dare. Ok, dove siamo? Eccoci qua di nuovo. Permettetevi, dopo 29 minuti la spippacchiata. Quindi adesso continuo solamente un minutino, tanto per avere la scusa per chiacchierare. Quindi io adesso non faccio altro, voi adesso in finitura non fate altro che continuare tranquilli tranquilli il vostro lavoro. Ci vuole il tempo che ci vuole, ogni pietra ha la sua velocità. Mi dispiace, io ad esempio vedo benissimo perché ho le luci davanti a me, quindi vedo benissimo in controluce come viene asportata l'acqua, quindi mi rendo conto perfettamente che a ogni passaggio la parte posteriore rimane completamente asciutta, tutta l'acqua è qui sul davanti della lama, anche nel movimento di ritorno. Purtroppo mi dispiace che per come sono messe le luci io non riesco a farvelo vedere, perché sarebbe stato pure quello interessante. Quello è un altro strumento che Madre Natura ci ha dato, gli occhi, quindi vedere il liquido come si muove sotto il filo del rasoio. Allora, benché la lucidatura ancora deve progredire, io comincio a sentire un po' di resistenza all'avanzamento del rasoio. Vediamo un po', facciamo qualche passaggio e ricontrolliamo, poi comunque mi fermo, perché tanto non avrebbe senso continuare fino alla perfezione del filo. Cioè, non è per carità, non è per essere snob, ma con tanti rasoi, cioè, permettetemi la barba col gold dollar, posso pure fare, perché taglia il gold dollar, però, quindi, andiamo un attimo sul microscopio e andiamo a controllare che sta succedendo. Oh, vedete che già con poche passate, lasciate perdere che è tutto disordinato, che ancora ci sarebbe da fare il lavoro di filo. Però vedete che è sparita quella demarcazione, si è abbassato un minuto di differenza e la lucidatura è scesa, si è estesa a tutto quanto il bevel. Quindi questo già è un segno che siamo praticamente pronti, che la pietra sta lavorando bene. Adesso, ragazzi, è solamente un'altra questione di decisione da prendere. Vedo il filo lucido, voglio la finitura lucida, continuo con lo stesso sistema, bagno la pietra, mano leggera e continuo. Mi piace invece, voglio la satinatura lucida, ok, il filo è pronto, è uniforme, vogliamo fare un minimo di satinatura, ok, vado a prendere la lagoletta, vado a prendere la mia meggiro, vado a prendere quello che gradite, una piccola toma morbida di sciobutani, e gli faccio quel po' di satinatura. Quello poi dipende da voi, dipende dalla lama, se dall'acciaio, quella solo voi lo potete conoscere, è una lama aggressiva, forse ci sta bene la finitura satinata, è una lama non particolarmente performante, però voi a quel rasoio ci siete affezionati e lo volete usare, allora probabilmente, se non è molto personante, un bel filo lucido avrebbe più senso. Qui è difficile farvelo vedere, ecco, giocando con la luce vi accorgete, eccolo il filo lucido e lucido, non so se riesco a forse è difficile perché qua non mi prende mai la messa a fuoco. Aspettate, vediamo se con la panona sotto riesce
sì, forse un po' di lama di luce si riesce a vedere, eccola là. La vedete? Com'è lucido il filo rispetto all'acciaio del bordello, perché è opaco proprio di madre natura. Ok? Quindi ragazzi, io mi fermo perché non ci voleva neanche arrivare a 35 minuti, perché in realtà avendo detto tutto quello che c'era da dire già nei due video precedenti, nell'impostazione di base e nel progredire nell'affilatura, la finitura, e ve lo ripeterò fino alla nausea, ma l'avete sentito tante volte, la finitura è un giochino semplice che dura poco e non ci vuole niente, se si è lavorato bene nella parte bassa. La vera impostazione, la vera affilatura si fa prima, arrivati ad usare pietre di questo genere, pietre comunque da finitura. Non è più tanto importante che siano Nakayama o Kudo o Zuko, ce ne frega niente, ce ne frega veramente niente, perché gli diamo in pasto all'ultima pietra un buon filo, gli diamo in pasto un bevel già ben impostato, già un bevel già performante, gli diamo in pasto un filo che abbiamo già provveduto a limare, passatemi il termine, il più possibile, quindi sì, con ovviamente ancora qualche micro cresta, ma piccola, dolce, e avete visto che anche una pietra di media qualità qualsiasi alla fine riesce a fare il suo lavoro. Abbiamo visto insieme, ci abbiamo avuto il problemino e sono contento che c'è stato. Abbiamo visto insieme che se stiamo attenti mentre affiliamo, la vibrazione, il rumore ti porta ad individuare un potenziale problema. Io ho sentito che i due lati, ma l'ho proprio sentito sul polso, l'ho sentito sulla mano. I due lati, la passata dell'andata e quella di ritorno, non mi davano la stessa sensazione. In un lato, in un verso andava liscio il rasoio, nell'altro verso vibrava. Dico, qui c'è qualcosa che non va sulla lama, qui ci deve essere dello sporco. E mi sono messo a correggere quella vibrazione, mi sono messo a fare movimenti diversi proprio per cercare di dare una pulita al filo. L'abbiamo messo sotto il microscopio insieme e abbiamo visto che in effetti era così. Abbiamo trovato l'ultimo residuo del ricciolino, della bavetta, del filo morto, chiamatelo come volete, che ancora non si voleva togliere. Quindi sono comunque contento che sia successo, perché oggi forse dal vivo per la prima volta abbiamo visto che l'ausilio tecnico e l'uso dei sensi non sono in contrasto l'uno con l'altro, sono due cose che possono convivere tranquillamente. I sensi ti dicono una cosa, il microscopio ti può dare la conferma. In questo caso era dello sporco, poteva essere un piccolo chip, sarebbe stato diverso il tipo di vibrazione. Adesso non chiedetemi come si spiega una vibrazione. Quindi abbiamo trovato veramente questa volta dal vivo un punto di incontro tra l'utilizzo dei sensi che ci ha dato madre natura, l'unghia, il polpastrello, la vibrazione, il rumore che fa l'acciaio sulla pietra, gli occhi, il vedere il liquido come si sposta davanti alla lama o sotto la lama, o se a ogni passaggio trovo dei residui dopo il passaggio della lama. Insomma, si può convivere tranquillamente con i due approcci. Anzi, se messi in sistema, il risultato è sicuramente migliore, è più affidabile. Detto questo, mi fermo perché è veramente un video piccolino, piccolino. Lo dovevo fare per non lasciare le cose a tre quarti. Per cui, Arato, Nagato, Shiage, sì, l'ho detta giusta. E abbiamo spazzolato un po' tutte e tre le zone. Se mi dite, magari ci divertiamo veramente ad affilare
qualcosa di serio. Il prossimo video, ve lo prometto, sarà con un bel rasoio e con le cosettine fatte a bocca. Detto questo, ragazzi, 39 minuti e 29 secondi, sto dentro i 40 minuti, per cui vi saluto, vi ringrazio della pazienza, come al solito. Ciao popolo, e ci vediamo alla prossima.